Maurizio Marrone, assessore uscente della Regione Piemonte, rieletto e campione di preferenze per Fratelli d'Italia qui oggi nella giornata dell'orgoglio torinese. Ecco, che cosa cambierà con la prossima regione, ma anche con i risultati delle elezioni europee per Torino? Si parla di orgoglio torinese soprattutto legato al metalmeccanico, all'automotive. Ci sono altri scenari possibili? Bisogna, secondo me, con il rafforzamento di quelle forze politiche come Fratelli d'Italia, ma tutto il centrodestra, che vedono nella tutela della produzione e quindi del lavoro italiano e del territorio, diciamo, la priorità dell'agenda politica, sicuramente riuscire a far valere meglio l'interesse nazionale, l'interesse piemontese in tutti i tavoli, a Roma ma anche e soprattutto a Bruxelles e a Strasburgo, dove in passato è stato ingiustamente sacrificato. Io credo che i nostri europarlamentari, il nostro governo nazionale, il nostro ministro Urso saranno, come sono già stati negli ultimi due anni, degli ottimi interlocutori, ma ulteriormente rafforzati dal risultato delle urne, per far valere appunto quella che è la prerogativa di difendere la produzione automobilistica torinese, e in questo ostacolare tutte le derive green ideologiche che invece sembrano studiate appositamente per dare il colpo di grazia alle nostre fabbriche è chiaramente il primo cavallo di battaglia. Quali sono le possibilità, lo spazio di intervento della regione, segnatamente della regione Piemonte, proprio su questo tema? Beh, grazie al governo Meloni, la regione Piemonte col suo presidente Alberto Cirio, col nostro presidente Alberto Cirio, finalmente si è dal tavolo nazionale per discutere dell'automotive, e questo ci rassicura molto, perché finalmente ci dà modo non solo di far valere direttamente senza intermediari le ragioni del nostro territorio, ma soprattutto di svolgere ancora di più, e lo dimostra anche la giornata odierna, quella funzione di collante di sindacato territoriale che sta vedendo finalmente collaborare tutte le parti sociali, proprio perché su un tema come questo la concordia istituzionale ma anche tra categorie diventa davvero fondamentale. Come cambierà, se cambierà invece, la presenza di Maurizio Marrone in Consiglio regionale da qui a poco? Il suo è stato un impegno spesse volte anche in controtendenza, ha già un'idea di come impronterà il suo prossimo operato? Chiaramente la formazione della prossima giunta e quindi anche la suddivisione delle deleghe è un lavoro di fino ed è un lavoro di squadra. Lo porteremo avanti con la lealtà reciproca che ci ha ispirato in questi anni con il presidente Cirio, ma è chiaramente al vaglio, all'attenzione dei nostri vertici nazionali. Io mi sento pronto a qualsiasi sfida, perché mi muove, come dimostra anche la mia presenza oggi, l'amore per la mia città e soprattutto per i torinesi più in difficoltà. Sicuramente non possiamo permettere che un'ondata di disoccupazione, di cassa integrazione vada ulteriormente a erodere il benessere dei nostri cittadini, insomma, dei quartieri popolari. Grazie Maurizio Marrone. Grazie a voi.